La prossima settimana inizieranno i lavori di riqualificazione allo stadio Tommaso Fattori, storico impianto dell'Aquila Rugby, che in virtù di una convenzione con il Comune gestirà la Rugby L'Aquila, società che dalle ceneri del rugby cittadino scomparso è ripartita, vincendo il campionato di Serie C e approdando per la prossima stagione alla Serie B. Questo sino al 2023 per il momento, oggi la consegna delle chiavi dell'impianto. Interventi importanti quelli che saranno portati avanti sullo stadio, si partirà con 80.000 euro di investimenti che serviranno principalmente a sistemare il manto erboso e l'impianto di irrigazione, ma ci saranno anche altri interventi sui locali, sotto la tribuna e sul tabellone. Allora, i costi di gestione sono ancora da valutare, abbiamo parlato un attimino col Comune per quantificare un po' quello che è stato gli ultimi anni, però sicuramente quest'anno saranno un po' più importanti perché la struttura comunque negli ultimi anni è stata sottoutilizzata. Sicuramente noi abbiamo previsto già un investimento di circa 80.000 euro per poter rendere funzionale quello che è il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, il tabellone luminoso che è alle nostre spalle, che lo renderemo appunto parlante e utilizzabile per fini commerciali, per poter consentire a tutti di seguire nel miglior modo possibile la partita. Quindi diciamo che accanto a questi investimenti che faremo a strettissimo giro, partiranno i lavori penso già la settimana prossima per poter essere pronti soprattutto per quanto riguarda il terreno di gioco a inizio campionato, quindi a ottobre. E poi appunto i costi di gestione terremo un attimo sotto controllo, cercheremo di capire come poterli ottimizzare. Per il movimento del rugby cittadino si spera in momenti sempre più positivi, soprattutto riavere un campo migliorato permetterà di rendere il patrimonio impiantistico sportivo sempre migliore e più competitivo per il rugby, come afferma il presidente FIR Abruzzo Marco Molina. È un passaggio importante da parte dell'amministrazione che ha voluto consegnare le chiavi per la gestione alla Rugby L'Aquila, la società neonata che ricordiamo l'anno scorso insomma, ha preso parte al campionato di Serie C, che è stata promossa in Serie B e che ha intenzione di fare lavori per riqualificare questo importantissimo impianto. È un passaggio delicato ma fondamentale perché si riparte da una casa, no? Dal dare un punto d'appoggio importante a una società e ai tifosi che vogliono seguire la squadra cittadina.